Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui dalla mia postazione di lavoro, quindi dal mio iMac, per farvi vedere una procedura molto molto semplice per inserire dei titoli, dei tag, una descrizione in maniera predefinita su YouTube, vale a dire quando andremo a caricare il nostro video per trovarci tutto quanto già pronto ed evitare quindi di fare un doppio triplo lavoro. Ma andiamolo a scoprire subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, siamo sulla schermata principale di Google Chrome, da qui dovremo recarci su YouTube. Io per comodità vado a prendere il link tra i miei preferiti. Eccolo qui, YouTube, lo apro. Una volta aperto ci troviamo nella home di YouTube. Qui in alto a destra, vedete, compare il logo del mio account. Ovviamente, nel caso in cui a voi non compaia, significa semplicemente che dovrete effettuare l'accesso, quindi inserire le vostre credenziali di Google. Vado a cliccarci sopra e clicco sulla scritta Il tuo canale. Una volta cliccato qui sopra, si aprirà il mio canale YouTube già in modalità personalizzazione. Infatti vedrete comparire anche questi due pulsanti che normalmente non ci sono se non avete effettuato l'accesso oppure se il canale non è il vostro. Ci basterà cliccare qui su YouTube Studio e ci si aprirà la dashboard di YouTube che ci permetterà di effettuare tutte quante le nostre modifiche. Eccola qui. Ci rechiamo sul lato sinistro e nello specifico clicchiamo su Impostazioni. Tra le varie possibilità di scelta, generali, canale, impostazioni predefinite, eccetera, clicchiamo proprio su Impostazioni predefinite video caricati. Ecco qui avremo diverse possibilità. Nella prima potremo andare ad inserire un titolo predefinito, il che vuol dire che ogni volta che caricheremo un video comparirà questo titolo predefinito, che chiaramente potremo andare a modificare. Io vi consiglio di lasciarlo vuoto perché ogni video presumibilmente ha un titolo diverso. Al limite si potrebbe aggiungere un suffisso o un prefisso, che ci ritroveremo sempre, sempre nell'atto della pubblicazione. Qui sotto, ecco, compare la descrizione predefinita che vogliamo andare ad inserire all'interno dei nostri video e qui nella schermata extra compariranno i tag. Io in realtà ne ho inseriti diversi di tag, come si può vedere da questa schermata. Tuttavia è inutile andarne ad inserire tantissimi perché YouTube si colloca sui 4-5 tag per l'indicizzazione. Quando ne sono assai, il video difficilmente viene indicizzato in maniera corretta. Infatti, io ogni volta che vado a pubblicare un video, certamente li ho tutti quanti pronti, ma poi vado a togliere quelli che poco mi interessano. Qui abbiamo la schermata avanzate, che ci permetterà di scegliere la licenza di YouTube standard, la categoria, le certificazioni dei sottotitoli e quant'altro, ma per il momento non ci interessa. Ricordate sempre che ogni volta che andrete ad effettuare una modifica è necessario andare a cliccare sul pulsante salva. Chiaramente a me non è illuminato perché non ho fatto nessuna modifica. Bene. Ci fermiamo qui, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi video pubblicati. Ciao a tutti e alla prossima!